Bentornati a SS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Abbiamo parlato del comitato che sta nascendo a Cincelli contro l'ipotesi di realizzazione delle cave in zona. Dice il comitato deturpa il paesaggio, va a minare un po' quella che è la qualità di vita della zona. Allora, come promesso, siamo venuti qui al comune di Capolona, visto che c'è questa sorta di via libera iniziale, a sentire il sindaco Mario Francesco. Okay. Andiamo. Riprendi questa targa che è bellissima. La targa in memoria delle donne morte per mano violenta di chi diceva di amarle perché le loro storie non affondino nel silenzio ma risvegliano coscienza e civiltà. Tanto Marconi fa il padrone, è già entrato. Andiamo. Sindaco, abbiamo ascoltato la voce di questi residenti che sono preoccupati da questo progetto di cave. Loro dicono che è un'area bellissima, si deturpa il paesaggio, insomma un'area rinomata, e quindi sono rimasti male del fatto che, nonostante in passato il Comune di Arezzo avesse espresso parere negativo in un'altra zona ovviamente lì vicino, che era di competenza del Comune, sono rimasti meravigliati in negativo che il Comune di Capolone invece in questo primo atto diciamo all'inizio di questo iter ha dato parere positivo. Allora, come stanno le cose e perché avete deciso così? La cosa da precisare è che il Comune di Arezzo ha votato parere contrario anche in virtù alla viabilità che non sopporterebbe un traffico così, oltre al discorso paesaggistico e tutto il resto. Noi abbiamo recepito la richiesta di un'azienda che ha proposto questa coltivazione, così si chiama, mi dicono. Recependo questa richiesta abbiamo valutato nel nostro strumento urbanistico la possibilità che non vi fossero strumento urbanistico che io ho trovato, approvato, assolutamente vigente, nel quale non c'erano diciamo vincoli nell'impossibilità di farlo. Abbiamo valutato gli altri vincoli possibili, da vincoli archeologici e di tutti i generi, non ce n'erano. La proposta di richiedi di questo tipo di intervento è abbastanza limitata come dimensioni, perché un'ipotesi si parla di circa 5, diciamo un intervento su 5 ettari circa. Quindi rispetto a altre dimensioni molto molto limitata, ci hanno presentato dei documenti di questo genere, e con questi documenti è stata avviato alla Regione, che è competente su questo, è assolutamente competente e è assolutamente decisionale il proprio parere, per la possibilità di inserimento nel piano cave regionale di questo sito nel nostro comune, al confine praticamente con il comune di Arezzo. Ci siamo assolutamente preoccupati anche della viabilità, dicendo che quanto sarebbe stato la possibilità di escavazione, di conseguenza quindi quanto la viabilità avrebbe dovuto sopportare, pensando ai comuni limitrofi per l'appunto, visto che la nostra viabilità è assolutamente impercorribile da cami di questo genere, e il tutto è rimandato comunque dopo che la Regione si sarà espressa su questo. Se si esprimerà favorevolmente, comunque sia, l'ultimo atto è sempre dell'amministrazione comunale, che ha assoluta giurisdizione nel dare o meno il permesso. Quindi non abbiamo assolutamente deciso nulla come amministrazione, abbiamo solamente fatto un atto che comunque avrebbe potuto fare direttamente, forse anche, e questo lo dico, anche direttamente nei confronti della Regione, l'azienda, chiedendo, oggi però ci vuole l'avallo del Comune che lo faccia come presentazione. Quindi il Comune ha presentato alla Regione questa richiesta di inserimento nel piano cave regionale. Non significa, come ripeto, mi ripeto rispetto a prima, che è un'autorizzazione, perché deve assolutamente passare al vaglio del Comune di Capolona, il quale Comune di Capolona ha potere assoluto di veto o di autorizzazione, di limitazione e di tutto quanto. Quindi l'ultimo potere è comunque questo, in quanto è di una dimensione
inferiore a determinati limiti oltre i quali la giurisdizione del comune non c'è più. Quindi questo, anche di questo ci siamo preoccupati, perché se avessero chiesto una possibilità di escavazione di una dimensione che usciva dalle nostre competenze, molto probabilmente avremmo dato parere negativo, perché non avremmo potuto controllare quello che sarebbe potuto succedere. Siccome è comunque giurisdizione dell'amministrazione, essendo sotto determinate dimensioni la possibilità di gestirla, abbiamo deciso di inoltrare la richiesta alla Regione. Bene, mi sembra chiara la posizione del Comune di Caprona con il suo sindaco. Io direi appunto di voler trovare il tutto, perché secondo anche il comitato, oggi come oggi, necessità di escavazione di IAE ce n'è sempre molta meno, visto anche la crisi che c'è sul settore. E poi dicono che c'è un piano ben preciso da parte della Regione e da parte dell'Enel per poter recuperare tutta la IAE e tutti gli inerti dalla diga della Penna e ripulire la diga della Penna, che si potrebbe più materiale rispetto a quello che poi si scava sciupando il territorio. Ma io sarei altamente felice se potessimo recuperare il territorio, il materiale alla diga della Penna oppure intorno ai fiumi, dove purtroppo non potendo toccare nulla creiamo veramente dei grossissimi problemi, molto 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 maggiori rispetto a quello che creerebbe una coltivazione di questo genere, che comunque, tengo a precisare una cosa che prima non ho detto, oggi le cave con la legge del 2015, che è molto 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 restrittiva, non parliamo più di cave di 30 anni fa, nelle quali, per attivare le quali bastava un documento da mandare ad un istituto che io sappia era verso Grosseto o qualcosa del genere. Oggi ci sono dei paletti strettissimi, e non solo, nel permesso di escavazione è intrinseco l'obbligo del ripristino. L'obbligo del ripristino, per il quale è assolutamente indispensabile da parte di chi coltiva l'area il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca l'amministrazione comunale per il ripristino dell'area nella conformazione iniziale, certamente con livelli diversi, ma nella conformazione iniziale, in maniera tale che l'ambiente non risulti perlomeno difficilmente identificabile quello che c'è stato di asportazione. E ricordo che comunque, nel caso che dovesse essere e la Regione noi dovessimo dare positivo, cosa parere positivo una volta che la Regione si fosse espressa, comunque sia, che la durata di un intervento di questo genere è una durata che siamo sui 3 anni, 2-3 anni, dopo i quali il tutto ritorna, diciamo, dolce nelle condizioni precedenti. Noi puntualizziamo molto su questo problema delle escavazioni come danno ambientale, sembra proprio assolutamente, come dire, non risolvibile. È molto maggiore costruire un capannone. Un capannone, un'area industriale, rimane almeno per i prossimi 100 anni e forse di più. Scavare del terreno ripristinando nelle condizioni nelle quali, con la solita morfologia precedente, per una durata di 3 anni, non lo ritengo altamente impattante nell'ambiente. Mi sembra chiaro, vogliamo anche rispondere, perché i residenti erano rimasti colpiti dalla velocità della decisione richiesta il 21 dicembre, esito un mese dopo. Però ci sono state tante riunioni. No? Appunto, mi avete detto, mi avete sollevato questo problema e effettivamente sono andato a vedere e è scritto con questo carattere d'urgenza, ma la dimostrazione che il carattere d'urgenza non c'è è il fatto che dal 22 dicembre al 21 di gennaio abbiamo fatto altre 4 giunte noi come amministrazione comunale. Quindi, se ci fosse stato veramente il carattere di urgenza, dal 22 dicembre non l'avremmo portata il 21 gennaio, o perlomeno l'avremmo portata la prima giunta utile, che è stata il 2 gennaio,
cosa che non abbiamo fatto, e questo è agli atti, quindi non è che dico una cosa non dimostrabile assolutamente. Potevate farlo in qualunque altro momento, anche due giorni dopo. Esatto. Se proprio era questo l'obiettivo. Grazie, grazie al sindaco Mario Francesconi, buon lavoro. Un sindaco che possiamo dire che ci sta simpatico, ci piace questo sindaco. Peccato che non ci vede qua su. Ci vede a Capolona? Che ne so io. Non ci vede. A casa sua vede che si vede. Arezzo TV non ci Arezzo vede. TV no, non bisogna provare. Perlomeno a casa mia non si vede. Prova a sintonizzare sul 214. Che però, poi oltre a questo vedrà me tutte le sere, quindi quello dovrò mettere uno specchiettino apposta. Ecco, se magari lo cercava il canale, adesso non lo cerca più, è evidente. A Bibbiano si vede? No! Ah, allora sì. Grazie, a domani. È un nostro cittadino, diciamo, della domenica. Cittadino della domenica. Ciao. Arrivederci, grazie.